Joseph Stalin, completo controllo di un paese che valeva il 9,6% della produzione economica globale. Cominciamo questa top con Stalin, il dittatore dell'Unione Sovietica dal 1924 fino al 1953. Nativo della Georgia di umili origini, divenne uno dei principali capi della rivoluzione d'ottobre e del nuovo stato socialista, l'Unione Sovietica. Egli controllava un'enorme ricchezza, non la propria, ma essendo un dittatore, quella di un'intera nazione che si estendeva su circa un sesto di tutte le terre emerse del pianeta. I dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dimostrano che nel 1950, 3 anni prima della sua morte, l'Unione Sovietica produceva circa il 9,5% del prodotto interno lordo globale. In termini odierni, l'equivalente di 7,5 trilioni di dollari. E ricordo che un trilione equivale a 1.000 miliardi. Sul fatto di poterla chiamare ricchezza si può discutere, ma non ci sono dubbi sulla sconfinata influenza economica che Stalin poté esercitare. Akbar I regnò su un impero che rendeva il 25% del prodotto interno lordo globale. Akbar I fu un imperatore indiano, il più grande della dinastia Mogul, che controllò un impero responsabile di un quarto della produzione economica mondiale. Grazie all'impegno militare e alla politica di riforma amministrativa e inoltre agli sforzi in campo religioso, fu impegnato nel far convivere le religioni maggioritarie del regno come l'induismo e l'islam. Ma la sua dinastia fu anche una delle più efficienti nel far riscuotere le ricchezze dei propri sudditi, in grado di far creare un impero che rendeva un quarto del prodotto interno lordo globale. Mentre il reddito pro capite sotto il suo impero era comparabile a quello dell'Inghilterra elisabettiana, gli eccessi economici della sua famiglia furono molto più evidenti. L'imperatore Shenzong regnò su un impero che rendeva il 25-30% del prodotto interno lordo globale. La dinastia Song, a cui apparteneva anche l'imperatore Shenzong, fu uno degli imperi economici più potenti di ogni epoca. Durante il suo periodo di massimo splendore, l'impero arrivò a contare per un quarto ed oltre della produzione economica mondiale. La fortuna economica del suo governo deriva da fattori come potere molto centralizzato, cioè nelle mani dell'imperatore, importanti innovazioni tecnologiche e soprattutto un capillare sistema di riscossione delle tasse che, a detta di alcuni storici, era più avanti di centinaia di anni rispetto ai sistemi europei dell'epoca. Augusto aveva un patrimonio di 4,6 trilioni di dollari, cioè 4,2 trilioni di euro. Gaio Giulio Cesare Ottaviano, o semplicemente Augusto, primo imperatore romano, non solo riuscì a governare un impero che rendeva da solo il 25-30% della produzione economica mondiale, ma accumulò anche una ricchezza personale equivalente ad un quinto dell'economia del suo impero, raggiungendo un patrimonio di 4,6 trilioni di dollari, 60 volte più grande di quello di Bill Gates. Infatti, egli introdusse riforme di importanza cruciale, come quella che favorì la rinascita economica e il commercio, grazie alla pacificazione dell'intera area mediterranea, alla costruzione di porti, strade, ponti e ad un paio di conquiste territoriali senza precedenti che portarono all'erarium immense e insperate risorse come il tesoro tolemaico, le miniere d'oro dei Cantabri e quelle d'argento dell'Illirico.
Mansa Musa, più ricco di ogni possibile descrizione. Mansa Musa fu il nono imperatore del Mali e del re di Timbuktu. Fu a capo del più grande regno produttore di oro in un periodo in cui l'oro era particolarmente richiesto. Le ricchezze di Musa erano così immense che la gente fa addirittura fatica anche a descriverle. Si narra che durante un suo pellegrinaggio alla Mecca, passando per l'Egitto, distribuì una tale quantità d'oro da causare una crisi di inflazione nel paese che durò 12 anni. Fu a causa di questo straordinario viaggio e dell'impressione che fece la ricchezza di Musa che il nome dell'imperatore di Mali iniziò a diventare noto ed apparire sulle carte geografiche sia del mondo arabo sia di quello europeo. Inoltre si dice potesse mantenere un esercito di 200.000 uomini, uno sforzo titanico anche per una moderna superpotenza.